Siamo a San Nicola Arcella, presso il ristorante Il Furano, con Giuseppe Carotenuto, presidente ALPA Nazionale. La sua presenza a questo convegno, come si chiama, di cosa parleremo e cosa ascolteremo soprattutto in questo incontro? Noi stiamo facendo un giro soprattutto al sud in una diffusione di valorizzazione della questione pesca. Noi abbiamo un problema, abbiamo fatto, diciamo, in passato delle battaglie per cercare di regolamentare e di far passare dei principi che ci ponevano soprattutto i pescatori del sud, che parliamo sempre di piccola pesca, e ci siamo trovati di fronte a diciamo, un blocco di non ricevimento delle proposte. Oggi noi intendiamo partire dal territorio e valorizzare un'idea, cioè è possibile creare una diversificazione, ma non diversificazione classica che il pescatore diventa anche operatore turistico, ma una diversificazione cercando di integrare il pescatore al territorio con la valorizzazione, cioè valorizzare le risorse del territorio attraverso il meccanismo anche del pescato. Ci sono dei casi specifici che già stiamo affrontando, come quello di Castellabate rispetto al marchio Benvenuto al Sud, quindi la valorizzazione di quel pescato. Il problema è creare anche una condizione di non, uno, di pulizia del mare, perché noi ci teniamo molto a questa situazione. Quindi c'è il pescatore che diventa anche un pulitore del mare, quindi finanziare questa risorsa. Dargli la giusta, cioè il giusto valore, perché fa un servizio il pescatore, prende la plastica dal mare e la porta a terra, quindi valorizzazione di quelle che sono le coste. Questo è un primo ragionamento. L'altro ragionamento: come è possibile valorizzare anche il pescato, cioè tentare di capire come possiamo pescare anche diversificando le aree da questo punto di vista. E quindi valorizzazione del territorio, ripopolamento del mare e soprattutto la cosa più importante, integrazione col territorio per cercare di fare tutt'uno e valorizzare il nostro bellissimo sud.